Fra le conoscenze belle, emozionanti, pure, vive, c'è quella con Francesco Viviano della Repubblica. Innanzitutto grazie perché già parlare con te mi hai onorato del tu è un privilegio. Francesco, questo premio hai detto, insomma, Fava era una persona importante, scrivendo dei fatti di Catania mi sono sentito un piccolo Fava. Sì, ma è la verità, perché ho conosciuto Fava, ho letto quello che ha scritto, i suoi libri, su inchieste, su indagini, in una città, Catania, che è ovattata e che è comandata da mafiosi e da politici corrotti e da imprenditori, alcuni tra i famosi cavalieri di cui parlava sempre Giuseppe Fava, è per queste inchieste che Giuseppe Fava è stato ammazzato. A che punto è, Francesco, la lotta alla mafia? Se possiamo fare un pensiero per quella militare, un pensiero per quella purtroppo sempre più potente, quella che conta in colletto bianco, bonifico bancario e triangolazioni estere. Il problema più grave è proprio l'aspetto economico, che la mafia in Sicilia per me è scomparsa di fatto, la mafia, quella intesa, c'è Manovalanza ancora in giro, alcuni mafiosetti, ma non è più quella di una volta, ha meno potere, la gente comincia a denunciare, le estorsioni, il pizzo e quant'altro. Il vero problema da un punto di vista criminale è la Calabria, l''Ndrangheta, una città che non è sotto i riflettori, una regione che è colpa anche nostra, dove i media non hanno puntato abbastanza, e poi c'è la Campania e quant'altro. Il vero problema non è è la mafia bianca cosiddetta, sono i colletti bianchi, cioè lo testimoniano le ultime indagini, queste sul G8, c'era tutto un sistema gelatinoso fatto da imprenditori, fatto da politici, da funzionari pubblici, e tutti a vario titolo si sono arricchiti. A spalle, alle sulle spalle del povero operaio e della povera gente che non riesce a mettere una pentola, come si dice alla mia parte, a calare la pasta nella pentola. Quando si parla di queste cose viene in mente, come dicevi tu, anche la figura di Pippo Fava, una persona che diceva che serve vivere se non c'è il coraggio di lottare. Tu hai detto, guarda, alla fine io sono un fatalista, si lotta, ma vado avanti senza problemi, anche quello che ha detto Baldessarro. Proprio siete allergici alle celebrazioni, andate avanti con il sorriso e con serenità. Io spesso no, diserto convegni perché non mi piace vendere fumo, non mi piace chiacchierare assai. Chiacchiero con il mio giornale, con i miei articoli e con le mie inchieste. Grazie, in bocca al lupo per quello che fai. Grazie a te.